E ciao ragazzi, perché anche ciao ragazzi? Perché sono stata richiamata dicendo giustamente non sono solo le ragazze che ti seguono, ma anche i ragazzi. Quindi avete ragione, ho sbagliato e quindi dico ciao ragazze e ciao ragazzi. Oggi voglio fare un video chiacchiereccio con voi, voglio rispondere a 10 domande su di me. Allora, partiamo subito. La prima è che origini hai? Allora, io sono di origine campana, sono nata in provincia di Caserta, quindi proprio sud. Poi per motivi di lavoro di mio padre sono andata a vivere non molto lontano a Montesarchio in provincia di Benevento, la quale amo molto e mando un bacio a tutti gli amici di Montesarchio. E adesso per motivi di lavoro di mio marito ci siamo trasferiti da 7-8 mesi a Trieste, quindi in questo momento io vivo a Trieste. Qual è il tuo colore preferito? Allora, il mio colore preferito è, come l'avrete capito praticamente da tutto, è il rosa, cioè tutto ciò che riguarda rosa, fucsia, diciamo rosa pallido, rosa salmone, rosa perla, un po' tutti i tipi di rosa, io li amo, quindi vado dal make-up al vestiario, quando alle cover del cellulare, per me è tutto rosa, il mondo è rosa. Quali sono le tue passioni? Allora, io ho due passioni grandissime. La prima sono tutto ciò che riguarda le unghie, quindi smalti, le nuove tendenze, le nuove praticamente procedure di applicazione gel, semipermanente, anche se a me gel semipermanente non è che piacciono molto, infatti ultimamente ne ho fatto uno semipermanente, la mattina l'ho fatto, la sera l'ho tolto, perché non mi piace, però smalti, cioè tutte queste cose amo tantissimo. La seconda, diciamo che la fotografia, io fotografo tutto, amo la fotografia, non ho purtroppo a disposizione ancora mezzi per fare queste grandi fotografie, però diciamo che ci sto provando, mi sto addentrando in questo mondo che è molto interessante. Che cellulare hai? Io non so perché mi fanno tutti questa domanda. Ho un semplice cellulare, eccolo qui. Spesso io registro con questo, in questo momento sto registrando con la mia Sony. Praticamente la mia macchinetta fotografica, ho un Huawei 550Y Ascendant che ho comprato da poco con sistema Android. Devo dire che mi trovo molto bene. Alcuni mi dicono: ma non hai l'iPhone? No, l'iPhone a me non piace. Sarò l'ultima persona sulla faccia della terra o l'unica persona sulla faccia della terra cui non piace l'iPhone. Un altro. Qual è la tua giornata tipo? La mia giornata tipo è, siccome io sono una mamma, una moglie, quindi diciamo che mi alzo 7:30, 8 meno un quarto, preparo la colazione, intanto si sveglia mio figlio e mio marito, facciamo colazione, poi mi preparo, intanto che mio figlio comunque gioca un po', guarda due cartoni, mio marito manda due email, io rassetto casa per quello che posso fare e poi scendiamo, o per fare la spesa o accompagno mio figlio al parco, in quanto è piccolino e quindi ancora non va all'asilo. Qual è stato il viaggio più bello che hai fatto? Allora, sarò scontatissima, ma il viaggio più bello che ho fatto è quello del viaggio di nozze. Siamo stati a Cuba più o meno 15 giorni, una settimana l'abbiamo fatta proprio nella capitale, L'Avana, e un'altra settimana l'abbiamo fatto a Cayo Largo, quindi abbiamo fatto praticamente un viaggio di nozze sul culturale e poi diciamo sul sociale, culturale, storico e poi abbiamo preso totalmente il relax, quindi la vacanza in un villaggio a Cayo Largo di 5 stelle, mare stupendo, cibo buonissimo, quindi vi potete immaginare. Non è stato l'unico viaggio bello che ho fatto tanti viaggi, io ho iniziato a viaggiare da giovane, cioè nelle vacanze, i periodi estivi, sono stata in Croazia, in Grecia, poi siccome mio marito, diciamo, lavora nell'ambito degli autobus, ho viaggiato molto e molto spesso mi sono portata anche mio figlio, anche piccolissimo. Ecco, quando hai iniziato a fare i video e quando hai aperto il blog? Allora, siccome sono stata trapiantata a Trieste da 7-8 mesi, diciamo che è nata proprio qui la voglia di fare un qualcosa per me, nel senso che per tenermi impegnata, in quanto è bello che mio figlio mi tiene impegnata 24 ore su 24, però ci sono dei momenti che una volta che hai rassettato casa, hai comunque sistemato tutto, a me non è che piace molto guardare la televisione, allora mi sono ingegnato, ho detto apriamo il blog. Ho aperto il blog che si chiama Life in Pink e praticamente tratto di tutto, cioè dalla moda, alla bellezza, alla salute, agli argomenti che adesso vanno tanto che sono quelli bio. YouTube è venuto dopo, cioè io ho iniziato a fare i video da pochissimo, saranno più o meno, guardo il calendario, un mesetto.
Questo sarà il quarto video che faccio e diciamo che mi piace moltissimo. Ho iniziato a fare questi video guardando i video di altre ragazze, tipo due in particolare che sono Federica Piccinini ed Elena T. E poi ho detto perché non farli anche io, scusate oggi diciamo con le parole non vado molto d'accordo, e quindi ho iniziato, ho fatto prima il video di presentazione e poi altri tre video. Per il resto mi sembra l'ultimo film che hai visto. L'ultimo film che hai visto, anche qui sarò scontatissima, è 50 sfumature di grigio. Lo aspettavo da quando ho letto il libro. Infatti la nona domanda era qual è l'ultimo libro che hai letto, è stata proprio la trilogia di 50 sfumature di grigio. Poi sono andata a vedere il film e devo dire che non sono rimasta per niente delusa, come poi ho visto parecchie, diciamo, come dire, come si dice, parecchie persone l'hanno criticato oppure chissà cosa si aspettassero, ma noi l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre, lo sapevamo che comunque il film non poteva essere paragonato praticamente al libro, altrimenti un film doveva durare tipo 20 ore e non era possibile. Quindi a me è piaciuto sia il libro che il film. Aspetta, il secondo che dovrebbe uscire più o meno febbraio 2017. L'ultima domanda: sei sposata e da quanto? Sì, sono sposata dal 2012, il 13 maggio, che era anche il giorno del mio compleanno, e diciamo è stato un matrimonio bellissimo, dopo 12 anni di fidanzamento, e praticamente dopo un anno è nato mio figlio Francesco, che è la mia vita. Io con questo video e con le domande ho finito qui, però se ci sono altre domande che voi volete fare, ma anche per chiacchierare o per curiosità, o me le scrivete qui sotto, quindi sui commenti, oppure su Instagram e su Facebook. Con questo io vi saluto, mando un bacio e saluto sia alle ragazze che ai ragazzi. Ciao!